cielo è sempre più blu. Ma il cielo è sempre più blu. Cominciamo questa trasmissione con una bella precisazione. Chi parla è Francesco Metta, nato a Cerignola il 16 ottobre 1951. E delle cose che dico, io mi assumo la più totale ed esclusiva responsabilità. Amici miei, buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, la notizia della settimana, la cosa più importante, è questa. Io avevo promesso che avremmo fatto tutto nella maniera più rapida possibile e devo dire che, insomma, siamo stati bravini da questo punto di vista, siamo stati molto incisivi. Tenete presente, abbiamo presentato il ricorso al TAR, abbiamo presentato, voglio essere preciso, è il 9 di dicembre, il tempo necessario per scrivere, per raccogliere tutte le carte. Già il 15 di gennaio, quindi meno di un mese, il TAR si è riunito in Camera di Consiglio e abbiamo ottenuto un primo risultato positivo. Certamente non quello più importante, ma un risultato interlocutorio piuttosto confortante. Di che si tratta? Si tratta di questo. Il TAR ha ordinato al Ministero degli Interni e alla Prefettura di Foggia, su richiesta dei miei avvocati, accogliendo la richiesta dei miei avvocati, ha ordinato di depositare la relazione della commissione d'accesso con tutti gli atti relativi, dove la parte più importante è quella, tutti gli atti relativi. Fino adesso, come dico io per farmi capire un po' da tutti quanti voi, loro se la sono cantata e loro se la sono fischiata. Noi emarginati, a questo proposito vi dovrò dire qualcosa anche su un'altra decisione negativa per la prefettura di Foggia e positiva per la garanzia del diritto, ma in ordine. Fino adesso, dicevo, se lo avevano cantata e se erano fischiata da soli. Adesso il TAR ha ordinato che la relazione della commissione di indagine con tutti gli atti relativi, che è la parte, ripeto, più importante, venga prodotta al tribunale che deve giudicare. Perché è troppo semplice dire abbiamo trovato questo, dobbiamo vedere nelle carte se hai trovato questo, se hai trovato più di questo, che cosa hai esplicitato, che cosa invece hai messo sotto nel cassetto. E quindi questo è il risultato, primo risultato della udienza che si è tenuta già il 15 di gennaio. Nella stessa udienza il TAR Lazio ha detto al Ministero: vi do 90 giorni per produrmi questi documenti, e in ogni caso ha fissato la discussione del ricorso al 20 di luglio. Si poteva fare prima rispetto a questa data? È difficile, perché se siamo già a gennaio e già ci sono 3 mesi per acquisire questi documenti, che sono una barca di documenti, una montagna di documenti, poi bisogna ovviamente dare il tempo al tribunale, che certamente non già solo il caso di Cerignola, di guardare tutti questi documenti. E immaginatevi, sono tutto quello che è il lavoro di 6 mesi di questa commissione e di 6 mesi che lavoro anch'io per dare la documentazione giusta al Tribunale Amministrativo Regionale. E quindi, se calcolate 3 mesi, poi il 20 luglio non è così lontano dalla scadenza di questi 3 mesi, considerato che fino al 20 luglio quello che è il giudice relatore di questa pratica e quello che è il presidente che presiede il collegio, presidente Amodio, e il relatore, dottoressa Ravasio,
devono avere pure il tempo, prima dell'udienza, di studiare e leggere tutti questi documenti. È un tempo, ovviamente, per noi che siamo gli ammalati, vorremmo che la cura fosse immediata, ma per chi è il medico e che quindi deve aggiornarsi, approfondire, studiare e valutare, è un tempo, diciamo, quasi non riducibile. Noi tenderemo, magari, se possiamo risparmiare un mesetto, non sarebbe male, però abbiamo acquisito questo duplice risultato positivo. Uno, ordine di produrre tutta la documentazione. Due, fissazione già della data di discussione del ricorso. Vi ho appena detto, ricorso presentato il 9 di dicembre. Se, come è stato stabilito, l'udienza si tiene e si conclude il 20 di luglio, da dicembre a luglio, insomma, 6 mesi, 7 mesi, in una nazione in cui, come sapete, la giustizia lavora con particolare lentezza dappertutto, sono una specie di miracolo che siamo riusciti a fare e del quale devo anche ringraziare i miei legali, che sono stati ascoltati e sono stati premiati da questa prima decisione del TAR, ovviamente propedeutica a quella che è la decisione più importante che ci aspettiamo, che è quella sul merito, ripeto, fissata al 20 di luglio. Il tempo deve passare, bisogna avere tutti la pazienza di far passare questo tempo. Prima o poi i nodi verranno al pettine e quindi il 20 luglio noi affronteremo il Ministero degli Interni, affronteremo la Prefettura di Foggia e affronteremo anche i signori Postiglione Umberto, Sabato Adriana e Albertini Michele, che dopo aver detto in tutte le salse noi che c'entriamo, noi stiamo qua, ci hanno mandato, eccetera, hanno pensato bene, e io sono contento, di costituirsi in giudizio contro di me. Ottima decisione. Loro non spendono un euro perché si fanno difendere dall'avvocatura distrettuale dello Stato, ma io che sono ottimista sul risultato di questo ricorso, ricordo a tutti che chi perde paga. E cioè che se il ricorso, come io sono fermamente convinto, verrà accolto, il TAR potrebbe, e noi questo lo chiederemo, condannare i soccombenti al pagamento delle spese giudiziarie piuttosto elevate, perché questi ricorsi costano, e visto che si sono costituiti, dovete sapere che se uno resta contumace, cioè si disinteressa del ricorso, non può essere condannato alle spese. Ma dato che Sabato, Postiglione e Albertini ci hanno voluto onorare, non l'ha mai fatto nessuno nei precedenti casi di scioglimento, loro invece hanno voluto essere presenti nel giudizio, bene, se perderanno è la Madonna di Ripalta deve provvedere a questo, io sono certo che perderanno, pagheranno anche loro una quota delle spese, siamo molto fiduciosi di questo risultato. Il tempo, completiamo la trasmissione, mi porta a una riflessione su una vicenda che non c'entra niente con Cerignola, sulla vicenda dell'ex sindaco di Peschici, Vecera Domenico. Dovete sapere, io questo signore non lo conosco, però adesso per un fatto di solidarietà, insomma, fra sofferenti, no? Ci scambiamo le varie esperienze. Tengo a dirvi che questo signore, collega, fu eletto nel 2008 sindaco di Peschici e, come vedete, lo dico anche a mia madre che certe volte sente tutti questi fatti e si mortifica, dice ma come, fanno queste cattiverie? Sono diffuse. Voi pensate che questo signor Vecera in 3 anni,
quattro anni che fu sindaco di Peschici, ripeto, eletto nel 2008, invece di ricevere, e questo mi ha fatto un poco riflettere, perché è la stessa riflessione che ho fatto io, invece di avere dalle istituzioni l'appoggio che uno immagina di avere, siamo, io sono sindaco, sarò aiutato dalla magistratura, dalla prefettura, da tutti gli organi statali, non si aspetta mai che gli organi statali vadano contro un'altra istituzione. Ebbene, questo povero Mimmo Vecera ha subito 12 processi in quanto sindaco di Peschici. Ora, penso che a Peschici sono stati più processi che gli abitanti di Peschici. Peschici è un piccolo centro, certo, d'estate diventa importantissimo, d'inverno è quello che è. Voi pensate, questo signore è andato sotto processo per 12 volte ed è stato assolto 11 volte. Dice, allora una volta è stato condannato? No. Dopo che è stato assolto per 11 volte su 12 processi pendenti, il dodicesimo l'hanno preso tanto in canzone, con tanti rinvii, con tanti ritardi, che praticamente è maturata la prescrizione. E l'ex sindaco di Peschici, ripeto, persone che io non conosco, che saluto sicuramente, poi si farà sentire dopo questa trasmissione, che arrivano dappertutto, dovunque vado, mi parlano di queste cose, delle cose che dico, delle denunce che faccio, magari lo sentirò. Io nel frattempo vi anticipo che la 12ª volta è stato dichiarato prescritto il reato. La prescrizione, sapete tutti, è legata al passare del tempo ed è una cosa a cui l'imputato può rinunciare. E mi è piaciuto quello che ha scritto Vecera al presidente Mattarella, ovviamente non avrà nessuna risposta, però l'ha scritto, ha fatto bene, e io ho letto sui media, ha scritto al presidente dicendo: caro presidente, dopo che mi hanno processato 11 volte sono stato assolto, la 12ª è maturata la prescrizione, io non ho rinunciato alla prescrizione, non perché ho paura dell'esito del processo, ma perché sono stato per 10 anni sottoposto a questo processo, non siete stati capaci di portarlo a termine, non ho voluto farvi, rinunciando alla prescrizione, un ulteriore regalo. Mi sono stancato, mi sono stufato di andare avanti e dietro, e devo dire che nel suo scritto ha scritto tante belle cose simpatiche, calcolando quante volte è andato da Peschici a Foggia per partecipare alle udienze, quanto gli è costato come avvocati, come viaggi, anche come sofferenza, e ha detto: visto che voi per 10 anni mi avete tenuto sotto indagine, sotto processo, e non siete arrivati a una conclusione, mandate a quel paese, io mi prendo la prescrizione. Il caso di Vecera è importante, perché voi immaginatevi che quest'uomo alle 3 di notte è stato, qualche anno fa, prelevato in casa sua, ammanettato, portato al carcere di Lucera insieme con la popolazione detenuta, ha sofferto queste cose, però ha avuto la costanza di non dimettersi. Lui è stato arrestato come sindaco, è stato in carcere, e in carcere non si è dimesso, perché ha detto: io sono una persona per bene, non mi dimetto perché io non ho fatto niente. E poi è stato assolto. Ma quanto ci ha messo? Ci ha messo 10 anni. Ci ha messo 10 anni, perché questa è l'Italia, perché così funziona. Ci ha messo 10 anni, o meglio, loro per 10 anni non sono stati capaci di giustificare quella aggressione alla libertà individuale di quest'uomo che gli hanno fatto. Io non so che cosa prende a queste persone quando si trovano di fronte a un sindaco che non è nelle loro simpatie. Qua i nemici di Vecera, quelli che si accanirono contro Vecera, lui li cita nella sua lettera al Presidente della Repubblica, furono il dottor Seccia, che io conosco strabene,
E il dottor Marangelli, che anche lui conosco molto, ma molto bene. E voi pensate che è da tale l'accanimento contro quest'uomo che la minoranza, la sua minoranza a Peschici, gli fece una lettera anonima sull'uso del cellulare istituzionale, perché lui dal cellulare istituzionale, quello che aveva come sindaco, avrebbe fatto, pare, tre telefonate, tre, per motivi privati e personali. Questo mi ha fatto ricordare anche altre vicende, quelle di Apricena, vicende mie personali. Tre telefonate. E invece è particolarmente puntuale nel ricostruire quanto gli è costato a lui e quanto è costato allo Stato processarlo per tre telefonate che sommate tra di loro non raggiungevano come spesa i 10 euro. Questo per dirvi che quando uno come me e come Vecera e come posso dire Antonio Potenza attualmente ad Apricena ha la sfortuna di non essere simpatico a qualcuno, gli succedono anche queste cose. Non è una sorte riservata a me, è riservata a tutti coloro che non sono nelle grazie della altra parte delle istituzioni. Volete una prova? Scusate se vi faccio fare un po' avanti e indietro. Torniamo alle questioni nostre. Il TAR ha ordinato alla prefettura di Foggia, al ministero, di produrre le carte. L'ha ordinato e adesso devono ubbidire. Io ho chiesto queste carte alla prefettura di Foggia, le ho chieste il 29 di ottobre dell'anno scorso. Se alla prefettura di Foggia avessero risposto positivamente, avremmo risparmiato i 3 mesi di cui vi ho parlato all'inizio di questa trasmissione. Invece, lor signori, che sanno sempre tutto e conoscono tutto e sono infallibili, mi scrissero un mese dopo. Dovete sapere che quando chiedi una cosa, la pubblica amministrazione ha 30 giorni per risponderti, se no potrebbe incorrere in qualche conseguenza. Bene, loro aspettarono l'ultimo giorno, il 30, quindi il 29 di novembre, per rispondermi che la documentazione che lei ha richiesto a me, avvocato Franco Metta, è riservata ed è sottratta all'accesso e pertanto non ostensibile, che in un italiano più corrente significa che noi non te la possiamo dare, non te la vogliamo dare. Ci siamo fatti i fatti tuoi in casa tua, ma non ti vogliamo dare atto di quello che abbiamo fatto. Non vogliamo farti vedere le nostre indagini. Questa è la risposta dirigente dell'area numero 1, tale Miscia, può darsi pure che l'ho incontrata in prefettura, ovviamente a nome del prefetto in carica, che ti dice: non ti do le carte. Adesso questo è il TAR che dice: ascendi carta. Perché? Perché in Italia la giustizia ancora funziona e ancora la giustizia, quando può, mette riparo e rimedio alle cose arbitrarie che fanno alcuni funzionari per puro spirito di avversione. Io questi nemmeno li conosco e nemmeno so che cosa vanno trovando da me, dalla vita mia, dalla vita della mia famiglia per dedicarmi tutta questa ostilità. Ma poco male. Abbiamo ottenuto il primo risultato. Questa risposta negativa se la devono rimangiare, perché il TAR ha dato l'ordine esattamente contrario. Potevano farlo prima, se avessero avuto interesse alla giustizia veramente, l'avrebbero potuto fare prima e noi avremmo risparmiato 3 mesi.
risparmiato 3 mesi, poi mi davano torto, benissimo, loro avevano ragione 3 mesi prima, io avevo torto 3 mesi prima, invece hanno fatto ostruzionismo, noi abbiamo dovuto richiedere al TAR questo provvedimento, l'abbiamo ottenuto, adesso il risultato qual è? Che le carte le dovete tirare fuori lo stesso, avete fatto perdere tempo? Bene, avete fatto perdere tempo, ma non è un torto che avete fatto a me, è un torto che avete fatto a tutta la comunità cittadina di Cerignola. E state sicuri che Cerignola, l'ho detto 1000 volte e questo è 1001, Cerignola non dimentica e io meno di Cerignola. Occhievole, state per voi.